terzo confronto stagionale tra Rimini e Cesena, il primo allo stadio Romeo Neri. All'andata in campionato manita dei bianconeri 5-2 con i biancorossi che si sono rifatti negli ottavi di finale di Coppa Italia, vittoria per 2-0 e passaggio del turno. È stata quella l'ultima battuta d'arresto della truppa di Toscano, che comanda la classifica con 59 punti e che ha subito l'unico stop in campionato alla prima giornata ad Olbia. Il Rimini è tredicesimo a quota 29. Troisi ritrova Morre Pietrangeli, ma solo il difensore parte dal primo minuto. Al centro dell'attacco gioca Ubaldi. A centrocampo Sala debutta dal primo minuto. Cernigo e Marchesi sono in panchina per onor di firma. Il colpo d'occhio nelle due curve è d'altra categoria. Al decimo cross di Donnarumma per Adamo, che manca l'impatto con il pallone. Al tredicesimo altra pennellata al centro di Donnarumma per Adamo, che questa volta di testa manda la sfera sul palo e quindi in fondo al sacco. Cesena in vantaggio. Al venticinquesimo bel cross al volo di Donnarumma. Colombi si distende in tuffo, ma il pallone finisce a fondo campo. Al quarantunesimo punizione di Donnarumma dalla tre quarti. Piacentini anticipa Lepri e mette in mezzo un pallone che Spendi deve solo sospingere in rete. Rimini 0, Cesena 2. Quindicesimo sigillo stagionale per il numero 9 bianconero. Al quarto della ripresa lancio di Francesconi per Corazza, che supera Gigli e appoggia per Spendi. Colombi respinge la sua conclusione. All'ottavo Corazza recupera palla e la consegna a Francesconi, il cui destro è deviato in angolo da Colombi. Al ventunesimo Donnarumma cambia direzione facendo fuori Megalaitis e va alla battuta da posizione defilata, pallone che sbatte sulla parte inferiore della traversa e resta in campo. Al ventinovesimo cross di Garetto, girata di testa di Morra e risposta di Pisseri, che devia in corner. Al 37esimo Megalaitis avanza, poi mette al centro per Morra, che controlla di petto, gira verso la porta, sfera oltre la traversa. Al 44esimo corner di Berti, ma la grida colpisce di testa, Garetto è goffo nel tentativo di controllo, Spendighi ruba il tempo e calcia, Colombi respinge. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vince 2-0 il Cesena, che sale a quota 62 e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Si ferma a 4 la striscia positiva del Rimini, che resta 29. Eccoci qua, ovviamente partiremo dal derby per arrivare poi alla prossima gara del Rimini, che è imminente, perché già domani alle 18.30 i biancorossi saranno di scena sul campo della Recanatese e quello sarà sicuramente uno scontro più abbordabile rispetto al derby. E in mezzo parleremo anche della questione stadio, perché insomma ci sono delle novità, delle buone novità per i tifosi biancorossi che sono in attesa di uno stadio nuovo, perché insomma vedere in tribuna comunque chi questo stadio dovrà poi provvedere a costruirlo insieme al sindaco Sade Golvad, insieme anche alla vice sindaca Bellini, devo dire che sicuramente è un segnale positivo. Di tutto questo parleremo con i nostri opinionisti Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Baio. Buonasera a tutti. Giorgia Bertozzi. Ci sei, Giorgia? Io ci sono. Ok, ciao, buonasera. Buonasera a voi. E Donatella Filippi. Non c'è ancora? Ah no, è in ritardo, mi ha detto sono in ritardo, pensavo ci sono, invece sono in ritardo, ok? Avevo interpretato male. Allora, inizio da Cesare con, partiamo dal derby ovviamente. Se proprio bisogna. Dobbiamo, purtroppo dobbiamo, da scaletta ce l'abbiamo. Insomma, abbiamo visto le immagini, che derby è stato, perché insomma la sensazione è che al di là dello 0-2, comunque il gap, che poi tra l'altro è evidente anche nei punti che separano le squadre in classifica, che sono 33, quindi più di quelli che ha fatto il Rimini, insomma Cesena quindi ha oltre il doppio di punti, insomma penso sia stato notevole. Sì, il gap c'è fra il Cesena e il resto del campionato, e il Rimini con una prestazione davvero sottotono lo ha amplificato questo gap, perché mi è capitato di vedere il Cesena in altre partite con l'Olbia in casa, con la Fermana in casa, come dire, non aveva espresso uno strapotere del genere, anche se aveva costretto queste squadre alla difensiva, anche se le aveva aggredite come sa fare questa squadra. Il Rimini da un po' di tempo a questa parte fa una gran fatica a proporre del gioco in fase offensiva, segna col contagocce, ci sono ovviamente i tre gol con la Torres importantissimi, ma tolti quei tre gol lì, Rimini segna veramente pochissimo, mi sembra tre delle ultime otto tolta la Torres, quindi questi problemi contro una squadra
così forte e così motivata e così inserata, perché Cesena ha giocato non solo da capoclassifica, ma ha giocato, secondo me, una bella partita, una importante prestazione. Nonostante poi dobbiamo dire qualche assenza pesante, eh? Sì, però insomma... All'organico per sopperire, sì. Voglio dire, se togli De Rose e fai entrare il Saber... Certo. È chiaro che se togli Carbù ma metti Corazza e poi hai ancora un altro attaccante, anche comunque la rosa è importante, ecco, il Rimini ci ha messo un po' del suo. Dispiace perché in un derby... si vorrebbe vedere almeno un indice di lotta superiore, anche se io non sono così drastico come tanti a porre l'accento su questo aspetto qui. Il problema è che contro una squadra che ti demolisce quello che tu avevi pensato di fare in campionato, ci sta che ti vai un po' in confusione, e se non hai le carte da cambiare l'iter della partita, vai anche proprio, vai sottoterra, e quindi questo è successo. L'importante è che si chiuda in un cassetto, ha detto bene Troisi oggi, mi sembra, torniamo a giocare nel nostro campionato o qualcosa del genere. Sì, lo aveva detto anche nel dopogara, insomma. E quindi questo è, però andare a Recanati con la cappa di dover, non dico vincere per forza, ma insomma anche solo un pareggio sarebbe un risultato che lascerebbe ancora questa classifica un po' in bilico. Insomma, era meglio andarci con una prestazione diversa, ecco, dal punto di vista morale. È vero. Giorgia? Difficile dire qualcosa di diverso, nel senso che insomma la partita è ancora negli occhi di tutti, sicuramente di tutti i riminesi, perché è stata una brutta sconfitta. E al di là, insomma, diciamo, partendo dai valori in campo, che erano, come ha detto la classifica, enormi, c'è cioè una differenza enorme, e insomma con un Cesena proiettato verso giustamente la promozione, per quello che ha dimostrato. Siamo a metà febbraio, quindi ormai i numeri della classifica iniziano a essere più che veritieri. E insomma, diciamo che la forza di questa squadra non era una sorpresa. È stata una sorpresa probabilmente vedere un Rimini così in balia dell'avversario, difficilmente trovare soluzioni sia in fase di possesso che di non possesso, perché comunque è stata una partita a senso unico, con qualche diciamo sortita solo nel finale quando è entrato Morra, e diciamo insomma che una partita senza storia, probabilmente anche una partita sbagliata da parte del Rimini, che non è riuscito a mitigare la potenza del Cesena, come in realtà poi era riuscito a fare anche davanti ad altre squadre di alta classifica, ma che anche loro subiscono un gap importante dal Cesena. Quindi direi che tutto sommato forse non c'è da stupirsi del risultato, dispiace soprattutto perché questa prestazione incolore è arrivata, come dicevo, davanti a tanta gente, davanti a tanti tifosi che così non vengono, diciamo, tutte le domeniche allo stadio, tutte le settimane allo stadio. Di questo ce le siamo, quindi, anche giocati, diciamo. esatto, infatti, vabbè, un tifoso doc direbbe chi viene solo al derby può anche stare a casa, però in realtà il Rimini ha bisogno di ricostruire l'entusiasmo e la voglia di andare allo stadio nelle famiglie, nei ragazzi, e quindi insomma perdere un derby così male non fa bene. Però c'è anche appunto un attenuante grande, che erano i valori in campo obiettivamente. Baio? Guarda, è il tifoso che parla, Roberto, e come tifoso devo far preparare qualche bip? No, sto scherzando. Assolutamente, però sinceramente è stato un po' come pioggia forte sul bagnato, sono state le parole del mister dopo la gara, che non mi sono piaciute per niente, perché già abbiamo, dire che abbiamo fatto il massimo è anche pericoloso, perché la prestazione l'abbiamo vista tutti. Se questo è il nostro massimo, sono guai seri. Orgoglioso dei ragazzi. Io sinceramente
sono uscito dallo stadio col pensiero che questa sconfitta, anche contenuta nel punteggio, però avesse un pochettino anche rivalutato la partita dei 5 gol presi a Cesena, perché almeno lì eravamo sprovveduti, ma più garibaldini. Cioè Raimondi chiese scusa dopo quella partita, il mister attuale sostanzialmente ha bacchettato la tribuna e quegli urli di chi gridava vergogna. Quello ci può stare, che non, cioè, non sono uno di quelli che ha gridato vergogna, però non mi sarei assolutamente presentato in tribuna stampa a dire quelle cose. Anche perché il tifoso, sinceramente, in una partita come questa, e giustamente ha scritto Cesare, Davide contro Golia, succede raramente che vinca Davide, però Davide deve provarle tutte. Cioè, noi abbiamo chiuso una gara come questa di un'imparità incredibile con due ammoniti. Cioè, non li abbiamo neanche menati. Sinceramente, questo è stato troppo arrendevole a Rimini. Troppo per meritarsi, orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto il massimo. Per me non abbiamo fatto nessuna delle due cose, né inorgoglire. Io credo che se tu senti chiunque dei giocatori dei Rimini, nessuno si dirà orgoglioso di quella prestazione. E tra l'altro quello che tu hai detto, ovvero le dichiarazioni di Troise, non sono andate giù, diversi nostri amici da casa, tra poco inizieremo a leggere perché sono tantissimi messaggi, anche spunti secondo me molto interessanti. Prima però vado a salutare, questa volta sì, convinto che sia lì, la nostra Donatella Filippi. Buonasera Donatella. Buonasera, buonasera a tutti, mi avevate salutato anche prima? Quindi sì, perché avevo letto solo il sono. E invece ha detto sono alla 24, qua ci sono, invece sono in ritardo. Era. Sono in ritardo, arrivo. Buonasera, arrivo come buonasera. Sempre, l'importante è che tu sia qui con noi. Allora, ho iniziato, non so se tu abbia già sentito tutti diciamo, no, i primi. No, non ho sentito. I primi commenti, però, e adesso ti chiedo il tuo, e poi dopo sentiamo quelli invece da casa dei nostri amici. Chiaramente sul derby, no? Eravate ancora concentrati, perché io sono già proiettata, io sto avanti. Sì, però ne parliamo dopo, abbiamo anche lo stadio di cui parlare. Faremo parlare molto te anche dello stadio, che sei proprio quella che è più sul pezzo. No, merita non lo stadio, ma merita insomma il derby, merita tutte le nostre riflessioni del caso e sicuramente sono d'accordo, immagino cosa abbiate detto voi prima, e ci si aspettava da Rimini una partita diversa, era difficile che Rimini facesse una partita diversa da quella che ha fatto, secondo me, in quelle condizioni in cui anche si è trovato ad affrontare quella partita. Io non me la sarei, quando ho visto la formazione iniziale, sinceramente per me quella era una gara un po' scritta, però sono anche dell'idea che fondamentalmente non è che Rimini abbia cambiato atteggiamento con il Cesena. Rimini dell'ultimo periodo è un po' questo, è un po' la squadra, lo dicevamo anche nelle settimane scorse, del prima non prenderle, però alla fine è una mentalità che secondo me non paga. Io continuo a dirlo, continuo a ribadirlo, ma non lo dico solo adesso che non arrivano i risultati, lo dicevo anche prima, ho sempre pensato che tra Rimini di Raimondi e quello di Troise ci debba essere una via di mezzo. Cioè, non, sinceramente non può essere una squadra che comunque ha dei valori, perché Rimini ha dei valori, ha anche tanti difetti, ma ha anche dei valori, e non può pensare soltanto a non prenderle. Cioè, deve essere anche una squadra che in determinate partite, non in tutte, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, e il Cesena probabilmente è uno di questi che non è che ti permette tanto di manovrare, ecco, ti lascia tantissimo il pallino del gioco, però in alcune partite il Rimini deve prendere in mano la situazione, cosa che questa squadra ancora fa e probabilmente sa fare troppo poco. Allora, spazio agli amici da casa, insomma, parecchio critici alcuni, anche giustamente, insomma, perché comunque non è stata, insomma, una buona prestazione da parte del Rimini. Buonasera, seguo il Rimini da 50 anni, quella col Cesena è stata la partita più brutta di sempre, addirittura scrive questo amico da casa, atteggiamento tattico assurdo, come le dichiarazioni di Troisi a fine partita, scrive appunto Andrea. Poi andiamo con... ciao Bonfa, chiedo a te i tuoi ospiti, ma dopo una prestazione come quella di venerdì, nessun rappresentante della società in sala stampa? Ma no, io necessariamente, cioè, non necessariamente deve venire un rappresentante della società, perché comunque ci sono già il tecnico e i giocatori che la rappresentano, e in questo caso secondo me è giusto che la rappresenti chi è sceso in campo e appunto ha fatto la prestazione. Io Cesare, non vedo la necessità. Sì, anche perché, cioè, diamo alla partita il peso che ha, non stiamo parlando, cioè,
stiamo parlando di una partita persa contro un avversario molto più forte, giocata, che ha battuto quasi tutti tra l'altro, no? Una partita giocata male contro un avversario più forte. Il fatto è che voglio dire, intorno a questa partita, ovviamente come in tutti gli eventi, si costruisce una sensazione, un'autoconvinzione che tu è possibile che ce la faccia, cioè è possibile che li batti, ti convinci, poi quando la realtà ti sbatte in faccia quello che è, fai fatica. Delle volte si può vincere, ma è abbastanza raro. E quindi chiudiamola lì, la nostra partita è domani a Recanati. Con la squadra silenzio stampa parla di no, verde. Ma allora, teniamo conto, insomma, mettiamo anche le cose nella giusta posizione. Cioè, stiamo parlando di una squadra che ha fatto 33 punti con questi qua più del Rimini. È una squadra che è nettamente più forte. Poi la prestazione può essere stata vista da qualcuno bene, da qualcuno male. A me il Rimini non è piaciuto, lo prometto. A Troise evidentemente è piaciuto di più. O ha dovuto dire delle cose perché per non diciamo andare ad intaccare l'autostima dei suoi ragazzi. Però insomma il Rimini ha giocato contro una squadra che è una corazzata e veniva comunque da risultati utili, non eclatanti, ma comunque da una striscia positiva di 4 giornate. Insomma, quindi non c'era secondo me necessità che venisse qualcuno perché era una situazione di crisi apocalittica. Cioè è perdere contro la capolista che sta stravincendo questo campionato, che ha più 12 rispetto alla seconda, più 17 mi sembra sulla terza adesso, e che ci sta dopo comunque 4 risultati. Però io leggo nelle cose che dicevano sia Giorgia che Donatella il fatto che c'è un po' di recriminazione sul fatto che noi potremmo giocare meglio con una qualità diffusa che abbiamo, che non è che siamo uno squadrone, però comunque abbiamo le qualità per esprimere un gioco migliore. E giocando così da Cesena le prendi 9 volte su 10, ma giocando così fai fatica a battere anche la Recanatese, se non sei propositivo ma sei speculativo. Ecco. Certo, noi dobbiamo cambiare un po' questo senso di marcia, perché veramente da un po' di tempo a questa parte la sensazione è che Rimini giochi esclusivamente sugli avversari. È vero. Che non sia una squadra che propone in campo il suo gioco. Oggi Cesare, il mister, durante la conferenza stampa, Roberto, poi forse l'avete sentito anche voi, ma Roberto era lì presente, l'ha un po' detto, cioè non ci ha spiegato che cosa farà il Rimini per cambiare atteggiamento, però ha detto che sicuramente è una cosa sulla quale stanno lavorando e hanno lavorato. Poi il mister è sempre un po' così, si lascia sempre un po' con il dubbio, però insomma evidentemente lo vede anche lui. Il mercato gli ha consegnato un po' di giocatori per cambiare qualche cosa di questa squadra, non è che adesso ha diciamo le restrizioni che aveva fino a gennaio, adesso ci sono un po' più di gioco, un po' più di soluzioni, un po' più di giocatori. Io spero che Capanni rientri abbastanza in fretta, perché è un altro giocatore unico per caratteristiche che gli potrebbe dare ulteriori soluzioni. Però Rimini può fare meglio, il problema è che era meglio farlo con una situazione anche di tranquillità morale, ecco, di classifica diversa. È quello, Cesare, che volevo dire. E Rimini ha avuto l'occasione di farlo quando era in una posizione di classifica migliore, quando veniva da tutta una serie di risultati positivi, però fondamentalmente questa squadra non è mai cambiata. Fondamentalmente, secondo me, perché ha un problema in costruzione, cioè una squadra che non è costruita a puntino, ecco, diciamo così. È anche vero che qualcosa è stato fatto nel mercato per cambiarla, però l'atteggiamento non è mai cambiato, e quell'atteggiamento e quella mentalità da lì te la deve dare l'allenatore, cioè nel senso, molte volte anche con un cambio, una cosa fa. E poi diciamocelo, il modulo delle ultime settimane, per quanto lo vogliamo far passare con una difesa a 4, cioè un modulo abbottonatissimo. Cioè, da una squadra, non dico ultima in classifica, ma che cerca sempre di strappare per prima cosa il punticino. Cioè, con questa mentalità qui, secondo me, si fa fatica a crescere. Eh sì, quindi è quel famoso salto che diciamo che ancora Rimini non è riuscito a fare. Allora, intanto ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. L'ultimo, quello che sto per far passare adesso, risultato stretto per il Cesena, surclassati e rigore solare non dato. Adesso
Io il rigore, l'episodio del rigore adesso non ce l'ho. Quando c'è di mezzo in Cesena momento, c'è minimo però, un rigore solare non dato, cioè, non però, due, sì. Al non di là, due, delle volte due, stavolta uno. Al di là insomma del rigore non rigore, sono d'accordo però sul fatto che al di là del punteggio ci sia stata una differenza clamorosa, capito, insomma, tra le due squadre. Ho cercato di dirlo in quel pezzo che ho scritto questa settimana per News Rimini, che il Cesena dovrebbe sapere che ci sono dei momenti della propria storia nella quale tu sei l'operaio e gli altri sono quelli forti, quelli bravi. Nella sua storia Cesena ha vissuto questa parte, diciamo, operaia, no? Perché quando tu ti misuri, certo, con quelli più forti, sai che devi essere speculativo, che devi essere contropiedista, che rischi tanto, che sono più quelli che perdi che quelli che vinci. È successo un po' questo. Io credo che il rigore si riferisca a quando Spendi si è liberato di lepre in area e non è caduto, perché se fosse caduto probabilmente l'arbitro avrebbe dato il rigore. Sì, con la trattenuta ho capito adesso. Però non è caduto, però reclamare un rigore, cioè Rimini può reclamare che col Pinetto ha sbagliato 15 gol e che l'arbitro ha convalidato un gol probabilmente non valido. Cioè, voglio dire, cioè non ha ognuno può dire il suo, il risultato del campo è quello lì. Però devo registrare che quando c'è di mezzo di Cesena, minimo un rigore per il Cesena non fischiato c'è. Allora, vado avanti perché insomma ci sono tanti commenti anche interessanti. Allora, venerdì siamo andati a sbattere contro un tir, testa domani, scrive Goffredo, insomma, che salutiamo. Poi ancora, ci sono questi dati che sono confortanti. Vi do alcuni dati confortanti, ci dice Danny da Rimini. L'area canatese nelle ultime 10 partite ha totalizzato 2 punti in più, alla peggior difesa, 2 punti in più alla peggior difesa del campionato, ma ha fatto più gol di noi. Il Rimini nelle ultime 2 partite in circa 190 minuti di gara ha fatto solo un tiro in porta, sarebbe la partita perfetta. Questo appunto è Danny. Poi la prova del Rimini di venerdì nel derby con il Cesena è indecorosa, ma ciò che più indigna a mio parere sono state le dichiarazioni di mister Troise nel dopogara, quando dice di essere orgoglioso dei ragazzi perché hanno dato il massimo. Salviamoci il prima possibile e poi una bella piazza pulita, grazie. Poi ancora, se avessimo avuto uno stadio adeguato venerdì ci sarebbero stati 10.000 spettatori, forse in questo caso meglio perché magari qualcuno l'abbiamo preservato per tempi migliori. Poi ciao Bonfa, sono sicuro che venerdì i nostri ragazzi hanno cercato di fare il massimo. Mi ha deluso la prestazione degli uomini che avrebbero dovuto tenere a galla la squadra, e cioè l'Angela, Del Carro e Sala, che con il loro non gioco hanno fatto sì che il Cesena ci schiacciasse minuto dopo minuto. Poi vorrei sottolineare l'ennesima prova in colore di La Mesta. Una brutta, brutta serata. Grazie, Gabriele. E poi il Rimini è riuscito a fare peggio dell'andata e non era semplice, quindi per qualcuno addirittura questa partita è stata peggiore rispetto a quella dell'andata. Come atteggiamento. E poi ci sono i complimenti a Cesare Trevisani per l'articolo di Davide Golia, bellissimo, ti scrivono. Grazie. Vedi, ogni tanto c'è anche qualche complimento. C'è poi questo commento scritto da Flaviano da Cesena, che dice: il grande coach del volley, Julio Velasco, sosteneva che se ti approcci alla partita convinto che l'avversario ti sia superiore, non vale neanche la pena giocare la partita. Ecco, e Rimini l'ha approcciato alla partita con la mentalità sbagliata. E quindi penso sia un commento insomma che ci possa stare per quanto riguarda, diciamo, il sentirsi meno forti del Cesena. Io non credo che sia così. Credo che ogni giocatore vada in campo sapendo che se fa delle cose fatte bene, anche un po' di fortuna, se è meno forte riesce a vincere. Il problema secondo me del Rimini è stato che se voi riguardate la partita per almeno 10 minuti, un quarto d'ora ha fatto le cose quasi come se fosse il compito a casa di un perfetto studente, cioè faceva esattamente sempre le stesse cose, gli stessi passaggi. Per 10 minuti il Cesena ha lasciato fare, non pressava neanche i difensori quando si scambiavano la palla fra di loro perché poi sapeva che la palla comunque gli sarebbe arrivata, perché con tutti questi lanci in profondità. Quando ha cominciato il Cesena ad attaccare i nostri difensori alti, vicino alla loro area, noi ci siamo sbriciolati e lì abbiamo capito che il piano partita che stavamo preparando, che stavamo proponendo, non aveva nessuna possibilità di riuscita. Quindi secondo me la demotivazione... Il problema è stato non riuscire ad adattarsi, non riuscire a capire che si doveva fare qualcosa di diverso. Io non dico di più o di meno, di diverso. Perché se lo attacchi, è come se avesse bloccato le teste dei giocatori del Rimini. Non riuscivano più a fare nulla. Cioè, ci sono stati decine di minuti in cui Rimini veramente non ci ha capito niente di quella partita, né come uscire, né come difendere. È stato veramente, insomma, una partita complicatissima.
forse preparata troppo tatticamente, e nel momento in cui quel gioco non ha funzionato nessuno è riuscito a fare uno scatto, uno scarto per cambiare l'inerzia della partita. Ragazzi, io vi chiedo come avrebbe potuto, cioè come avrebbe potuto funzionare questa tattica? Cambiando tattica. Come avrebbe potuto, soprattutto... Ma non tattica, modulo, cambiando... Ho detto come... Cioè io faccio un passo indietro e dico, se questo era il piano partita, come poteva pensare Torrisi che avrebbe funzionato? Quando i giocatori, hai detto benissimo, sono stati come degli studentelli, perché non solo erano completamente didascalici nelle loro manovre, ma avevano l'ulteriore pecca che ci mettevano una vita a fare questa cosa, proprio come se si dovessero concentrare per farla. Quando tu hai la palla subito fuori dalla tua area e aspetti il pressing, lo chiami, questo succedeva, quei tre metri di piccolo vantaggio che inizialmente Cesena lasciava al portatore dei Rimini non c'è più stato, e scaturiva solo un retropassaggio al portiere o un passaggio laterale. Allora io preferisco in quel momento lì chiamare la giocata profonda, lanciare avanti il terzino e non sempre Colombi, che mal che vada, che ben che vada, lancia da 15 metri indietro rispetto a chi gliel'ha passata. Cioè, allora lancia tu, fai correre i tuoi centravanti. E poi un'altra cosa. Ma il problema, Baglio, è che non c'era nessuno, ovvero Cernigoi. Sì, perché la formazione era palesemente Guardinga. Non c'erano molte alternative, perché senza Cernigoi e senza Morra. Ok. Il concetto è, vogliamo parlare di Lamesta? Cioè, per me comincia a diventare un oggetto misterioso. Cioè, qual è il problema, secondo voi? Il calciatore o il contesto? Ce lo chiede anche un amico, tra l'altro da casa, per quanto riguarda proprio la prestazione di Lamesta. Allora, prima vado, porgo i complimenti a Baio, da casa sempre, finalmente Baio ha detto la pura santa verità, dichiarazione di Troise è patetica, dice appunto questo nostro amico da casa, ci hanno asfaltato per vincere, dovevamo giocare con la stessa cattiveria che ha dimostrato il Cesena, ma non è stato così, da domani è vietato sbagliare, i bonus sono finiti, scrive invece Gianmarco. Poi, penso che se Lamesta deve partire dalla difesa non serve. Visto l'andazzo del primo tempo, quello che un po' dicevate voi qualche minuto fa, mi sarei aspettato un cambiamento di modulo e uomini, scrive invece Fausto. Buonasera, contro il Cesena volevamo imitare l'Inter, magari dico, però costruire il gioco dal basso per arrivare in area, il problema è che non abbiamo Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, ma non abbiamo proprio il centrocampo da inizio anno, scrive Massi, anche se devo dire che insomma qualche centrocampista adesso insomma c'è, il Rimini ce l'ha insomma nell'organico anche di riferimento, adesso Sala chiaramente è appena arrivato, diamogli il tempo, però obiettivamente parlando non è il tipo di gioco che in questo momento il Rimini evidentemente permettere. Poi ancora il mister è contento della prestazione dei ragazzi perché voleva che giocassero così, se la prossima volta gli insegna a giocare meglio lo faranno. Poi ci chiedono ma stasera Gullo dov'è? Stasera Gullo aveva un impegno suo fuori Rimini, quindi questa sera non è con noi. Addirittura c'è chi dice ci vorrebbe il mister a cori, adesso in effetti mi sembra un po' esagerato, vado da Donatella, adesso non è che per aver perso contro la capolista incontrastata di questo girone, insomma adesso si possa mettere in discussione un po' tutto. Io sinceramente non capisco neanche tutta sta meraviglia, perché va bene che era il derby, però non è che le partite precedenti Rimini abbia giocato in maniera diversa, cioè a parte la partita con il Pigneto contro un avversario oggettivamente tanto in difficoltà, per il resto io non è che abbia visto tutte queste gare estremamente diverse l'una dall'altra, che quella col Cesena sono rimasta scandalizzata, ma non sono rimasta neanche scandalizzata diciamo dalle dichiarazioni di Troise, che non ha detto a me la squadra mi è piaciuta, lui ha detto per quello che potevamo fare sono orgoglioso di quello che ci hanno messo, cioè che è un po' diverso, non è dire bravi bravissimi siete stati
E poi insomma non mi aspettavo neanche venisse lì in sala stampa a sparare a destra manca solo perché si trattava di un derby, anzi io credo che l'allenatore in determinate situazioni debba avere l'equilibrio, non possa essere il tifoso di turno, debba avere l'equilibrio sapendo anche che dopo 3-4 giorni vai a giocare un'altra partita che insomma è decisamente quella di domani importante, quindi non è che sono da questo punto di vista sconvolta dalle dichiarazioni del mister, capisco l'insoddisfazione di aver perso in una stagione due derby, uno tanto diverso dall'altro, e forse a me quello che fa più dispiacere di questa partita di ritorno con il Cesena è che mentre all'andata il Rimini era un po', no, in fase di costruzione e il Cesena è andato fortissimo secondo me in quella partita, e invece è venuto a Rimini quasi facendo il minimo indispensabile per vincerla senza trovare troppa opposizione, e quello sì mi è dispiaciuto, perché io non ritengo che il Cesena a Rimini abbia giocato la sua miglior partita della stagione. Per me sì. Anzi, una delle migliori della stagione, secondo me. Che poi i demeriti siano del Rimini, non lo so. Però ha giocato bene il Cesena, molto bene. Io ne ho viste un po' e devo dire che, cioè, a Rimini ha fatto la sua partita un po' diversa da quella che fa di solito, probabilmente anche per le assenze che aveva a livello tattico. Però una gran partita, cioè, però non una squadra travolgente, Giorgia. Allora, a me all'andata il Cesena mi è sembrato una squadra travolgente contro un avversario diverso, perché veramente il Rimini era in difficoltà in quel periodo, no? Però non è che mi ha, cioè, se devo dire che è una squadra che in qualche modo ti dà quell'idea di forza. A me il Cesena mi dà quell'idea di solidità, di forza, una squadra che non perde mai l'equilibrio in nessuna situazione, sì, però non travolgente, ecco. E probabilmente il Rimini non è riuscito tanto a mettere in difficoltà il Cesena, ma fondamentalmente il Rimini, il Perugia, una settimana prima, l'aveva messo in difficoltà? No, però aveva un atteggiamento completamente diverso, perché altrimenti non finisce 0-0 a Perugia. Cioè l'atteggiamento è stato diverso, non posso dire la chiave tattica. Perché sono stati più bravi i giocatori del Cesena a buttarla dentro e quelli del Perugia meno? No, o perché no, Rimini? È proprio una prestazione diversa dal punto di vista mentale, secondo me. E io, vedi, di questo non sono tanto convinta, per esempio. Ecco, il calcio è bello per questo. No, per carità, però io di questa cosa qui non sono tanto convinta, perché secondo me sono state tante componenti in quella partita che alla fine l'hanno fatta finire così. Però non, per me il Cesena ha fatto una prestazione dei singoli enorme, proprio. A me sono piaciuti molto, io non so cosa dire, cioè ho visto una categoria di differenza in questa partita. Ma sicuramente con tanti giovani, una cosa che accomuna le due partite con Perugia e Cesena è che non abbiamo mai dato la sensazione di poter segnare noi. Sì, a parte quando è poi entrato Morra che ha provato un paio di tentativi, ma insomma non particolarmente, se vogliamo, poi così pericolosi, se vogliamo, anche se poi c'è stata anche una bella parata. Poi allora ci scrivono subito: sono d'accordissimo con la Giorgia. Poi con il Cesena attuale ci sta a perdere, ma non lottare con tanti passaggi per non giocare fa veramente arrabbiare. Tanta gente, era tanto che non veniva, ma quello che ha fatto di negativo, non lottare con il sangue agli occhi, la grinta la dà l'allenatore. E poi ancora vediamo quelli che non abbiamo letto. Ciao, buon faccio a tutti. L'atteggiamento così mollo in campo e piatto da cosa può essere dovuto secondo voi? Non riesco ancora a spiegarmelo. Ciao da Stacco. Poi va a finire che ha ragione Gullo, la Mesta deve giocare dietro alle punte. Il Rimini la partita non la vinceva nemmeno se giocava in 15. Questi sono alcuni commenti appunto. Questo che secondo me il declino di la Mesta parte da quando si sposta molto dietro le punte. Secondo me la Mesta è peggiorato moltissimo da quando Rimini gioca come vuole Gullo. Davvero? Questa è una provocazione. Però, è una provocazione, no, questa. No, ma io lo dico. Siamo fra di noi. Io lo dico perché stasera non c'è. Non c'è. No, ma lo dice apposta. Allargo, hai capito? Ma allargo subito. No, nel senso che quando Rimini all'inizio del campionato era un po' più, cioè la Mesta era un attaccante. Il Rimini giocava spesso con 4-3-3,
faceva o comunque giocava con tre giocatori offensivi, la Mesta partiva dal centrocampo in su e strappava 150 volte a partita, era magari anche più in palla nelle conclusioni, ne sbagliava anche prima, però mi sembrava, come dire, in grado di concludere in porta diverse volte durante la partita. Adesso obiettivamente svolge un lavoro molto diverso e poi si accentra quasi sistematicamente, insomma, quindi secondo me è più uno specialista che non un trequartista, uno specialista della fascia, ha questo dribbling, questa corsa, secondo me. Qui ci sta la domanda, Roby, te la lasciamo fare la domanda a Cesare. Ma il Rimini con che modulo gioca, Cesare? Con che modulo gioca il Rimini, Cesare? Adesso non vanno più di moda, infatti secondo me bisognerebbe smettere di segnare nella formazione, perché non vanno più di moda i mobili, adesso i moduli sono liquidi, sono vari. Sono fluidi. Voglio dire, ci sono delle mode, tra virgolette, in questa, quella che adotta Treviso non è una moda, è una soluzione tattica che, come sempre, partono dai maestri, e anche in questo caso Guardiola è stato maestro in questo, quando ha deciso di dare fisicità al centrocampo del Manchester City spostando un difensore centrale a centrocampo, che era Stone, sì, che lo ha spostato in quella zona lì. Se voi guardate il Bologna, Calafiori, che è un centrale difensivo, gioca centrocampista, gioca come Lepri, nel senso che è un giocatore che lo trovi dappertutto, è dove serve in quel momento a marcare quello che serve in quel frangente, ma è un difensore portato a centrocampo, perché diventa un difensore in più quando ci si difende, ma un propositore di gioco in più quando si attacca. Ecco, il problema è che Stone e Calafiori sono giocatori, diciamo, duttili. Lepri si adatta un po', secondo me, non ha proprio né il passo né la raffinatezza tecnica per svolgere con profitto entrambe le soluzioni. La svolge molto bene in fase difensiva, però a quel punto, come dice spesso Donatella, siamo un po' troppi a difenderci. Allora, la Mesta, dopo che ne salta uno, può anche passare la palla. Non è per forza che deve fare loro gol, ci scrivono per quanto riguarda invece la questione di La Mesta. Grande Baio, quante partite di beach volley insieme al Bagno Romeo di Viserbella? Questo già. Tante partite. Troppe partite, Baio. Troppe. Non è mai troppo. Non è mai troppo. Allora, anzi, noi troppo è ora qui, ormai dobbiamo. Febbraio. Sì. Noi dobbiamo andare verso l'archiviazione di questo derby, poi chiaramente... Aspetta, io ho una statistica in me sul derby e così rispondo anche al tuo telespettatore nel primo messaggio che diceva che non ha mai visto in 50 anni di stadio una partita così brutta. Okay. C'è una statistica che gli va in aiuto, ahimè. che ci ricorda che ce n'è stata una più brutta, dici? Esatto, però sono passati un po' più di 50 anni. Sì, no, beh, secondo me anche in questi ultimi anni ne abbiamo viste di partite più brutte, tante, carità, anche, neanche solo una. Però ovviamente ci sono i numeri di Cristiano Cerbara che ci dicono esattamente quando è stata, nel senso che, no, facendo un piccolo riassunto delle... Le ultime due stagioni purtroppo non è un buon momento per il derby, per i colori biancorossi, perché anche l'anno scorso ci sono state due sconfitte in campionato, un po' meno pesanti. Quelle di quest'anno, quindi un 5-2 più uno 0-2, e fa un gap di 5 punti e non succedeva, insomma, diciamo che il gap è storico, perché quello precedente era di 4 gol che risalivano al campionato del 1949-1950, quando Rimini perse 3-1 a Cesena e poi 2-0 a Rimini. Ecco, insomma, quindi questo un po' fa capire la pesantezza per i tifosi, anche delle basi statistiche, purtroppo. Eh sì, tutti gli allenatori complimenti, scrive Geppino, noi però le partite le vediamo e giustamente le commentiamo, insomma, siamo qui per quello, quindi è giusto che... Raccontare una partita dopo è un lusso meraviglioso, se lui vuole partecipare si aggiunge un po' a noi. Che l'allenatore non si può permettere, no, però, perché deve sapere prima quello che accadrà, ma questo lo mettiamo non, già. Non deve sbagliare la formazione prima, perché dopo a dire che ha sbagliato si è capace tutti, anche il signor, come dice Geppino, anche il signor Geppino, bravissimo dopo. E neanche le dichiarazioni dopo può sbagliare, perché sennò... quelle non necessariamente, però... No, io, scusate, e io che la faccio prima la formazione, e la mia, voi sapete, è sempre quella giusta alla fine. Il cambio di passo avverrà quando Troise
adotterà, aspetterà l'uscita del Carlino la mattina e adotterà quella formazione. Ecco, quel giorno cambieremo passo. Sarà lo scatto, ci sarà il salto di qualità. Attenzione, perché io però chiuderei, diciamo quasi, perché abbiamo la vignetta di Baio anche, il capitolo derby con questo messaggio che, insomma, secondo me dà una buona lettura anche in un certo senso della partita. Buonasera, bastava mettere la maglia biancorossa a Donnarumma per non perdere. Devo dire che per quello che ha fatto Donnarumma contro il Rimini non ha tutti i torti questo nostro amico da casa, perché obiettivamente parlando, insomma, il cross per il gol, la punizione battuta per l'altro gol, la traversa colpita e tutte quelle scorribande. Ed era, così, rientrava da un infortunio. E rientrava da un infortunio. Difatti, insomma, è stato sicuramente. Ha annullato la fascia destra del Rimini, la Mesta compreso. Insomma. Sì, sì. Ecco, davvero lì non c'è stata partita davvero, perché è stato nettamente superiore a tutti i giocatori, insomma, che ha trovato sul suo cammino. Allora, adesso andiamo da Ottica Ferri, e ricordiamo che alla fine della stagione premieremo insieme Ottica Ferri sempre il miglior under biancorosso, e poi ci sarà la vignetta di Baio. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Vignetta Time. Finisce male anche il derby a Carnevale. Ci avevano promesso un derby coi fiocchetti. Difatti, tutte chiacchiere. Sempre sul pezzo, Baio, sempre sul pezzo. Allora, chiudiamo il capitolo derby e apriamo quello stadio, perché apriamo lo stadio. Perché, insomma, il giorno proprio del derby è stato un giorno importante anche per lo stadio. Allora, andiamo a vedere questo servizio, che ovviamente risale a sabato, al nostro TG di sabato, però nel quale riepiloghiamo un po' quello che è successo in municipio il giorno stesso del derby. Nel giorno del derby il Romeo Neri è stato protagonista anche a Palazzo Garampi, dove all'ora di pranzo il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, ha ricevuto l'imprenditore Antonio Ciuffarella, seduto la sera durante il derby con il Cesena in tribuna centrale vicino al primo cittadino e titolare di Aurora Immobiliare, il gruppo che sta lavorando alla ricostruzione dello stadio riminese, insieme alla presidente del Rimini Football Club, Stefania Di Salvo, e al marito Stefano Petracca. Il club biancorosso aveva infatti annunciato, i primi giorni di dicembre, di aver trovato un accordo con Ciuffarella per contribuire alla costruzione della sua nuova casa. Le bocche restano cucite, ma sembra scontato che sul tavolo del sindaco sia finalmente arrivato il progetto di fattibilità atteso in un primo momento entro ottobre 2023, scadenza poi slittata di qualche mese a causa del cambio di proprietà della Rimini Calcio. Quando, poco dopo la metà del mese di maggio 2023, Ciuffarella si era presentato alla città, i suoi interlocutori erano infatti l'allora presidente Alfredo Rota ed il direttore generale Franco Peroni. Ed era seduto al tavolo con loro, oltre che con il sindaco, che Ciuffarella aveva illustrato come sarebbe diventato il Neri. Un impianto moderno all'inglese su due livelli, senza pista d'atletica, in grado di contenere dai 12 ai 15 mila spettatori, tutti al coperto, con spogliatoi, skybox, area hospitality e una parte più commerciale, con palestre, spa, ristoranti, bar e centro medico. Proprio la possibilità di gestire le attività del nuovo impianto, soprattutto in ambito sanitario, comparto nel quale la proprietà della Rimini Calcio è già attiva, potrebbe aver dato alla presidente Di Salvo l'input per alzare la mano e rispondere presente. Per la realizzazione del nuovo Neri sembra ormai superata l'idea di ricorrere ad un project financing, ossia una partnership tra pubblico e privato, per sfruttare invece il decreto stadi, che ha di recente subito qualche modifica che ne ha semplificato il ricorso. Di fatto l'amministrazione metterebbe a disposizione l'area senza ulteriori contributi economici. Il piano finanziario dovrebbe provvedere a coprire i costi per la realizzazione del manufatto e a garantire un utile stimato dalla stessa legge. E allora vado subito da Donatella, perché insomma Donatella sei stata la prima a pizzicare, tra virgolette, insomma, chi poi dovrà costruire lo stadio, il nuovo Romeo Neri, in municipio, e poi chiaramente abbiamo un po' indagato per capire un po' che cosa stesse succedendo. Ecco, lo diciamo subito, il piano ufficialmente, il piano formale
piano esecutivo ancora non può essere depositato, perché quando sarà depositato poi inizieranno a decorrere dei termini, delle scadenze che sono importanti, quindi ufficialmente non è stato depositato niente. Però, Donatella? Sicuramente una sbirciata gli è stata data, ecco, questo penso che possiamo dirlo, no? Al di là delle, ormai sono abituata ad essere smentita, precisata, però se va a finire come quando sono stata smentita con l'arrivo, insomma, della famiglia Petracca, insomma, sono ben felice questa volta per lo stadio di essere smentita. E, no, sicuramente quell'incontro c'è stato, al di là poi delle di tutti i comunicati del giorno dopo. Sì, il, della cordialità, come, dell'incontro cordiale, insomma, giustamente. Ecco, l'incontro, il saluto cordiale, ecco, sicuramente in quel saluto cordiale, che ti dico, noi non avevamo alcun dubbio che fosse stata una cosa molto cordiale, però sicuramente c'è finito il progetto del nuovo stadio su quel tavolo, che non sia stato ancora consegnato ufficialmente, quindi depositato, questo no. Però siamo a buon punto e sicuramente quell'incontro è stato importante per questo stadio nuovo, che tutte le volte che lo scrivo su due livelli con tutte queste cose idee ancora non ci credo, tutte le volte che ripeto tutte quelle cose che ci saranno dentro, dai ristoranti ai bar, mi sembra quasi impossibile, ma dovrebbe sorgere lì dove, insomma, dai, abbiamo fatto un passo secondo me importante in avanti. Questo non vuol dire che poi comunque non ci saranno tanti veramente nodi da sciogliere, perché dovesse mai arrivare a pensare realmente a quel progetto, dobbiamo mettere in conto che ci sono le difficoltà della pista d'atletica, delle attività che ci sono allo stadio, insomma è un cammino secondo me lungo, però se possiamo pensare questo come primo, quell'incontro come un primo mattoncino, già penso che si possa essere soddisfatti. Io il progetto non so esattamente come sia, perché chiaramente se lo sono guardati loro nelle stanze del comune, e devo dire che anche le modalità, anche quale sarà la, diciamo, partnership, perché ormai così la possiamo dire, la collaborazione fra il Rimini e Aurora Immobiliare, anche questo sarà una chiave importante capirlo. Eh sì, e tra l'altro non è stato neanche il primo incontro, perché insomma va detto che l'amministrazione comunale da tempo che sta comunque incontrando Aurora Immobiliare e la proprietà della Rimini Calcio, che ricordiamo, come abbiamo ricordato anche nel servizio, adesso si è esposta in prima persona, no, per la costruzione del nuovo impianto. Sì. Quindi, però è anche vero, Roberto, che forse probabilmente in quell'incontro il progetto c'era. Certo, sì, sì, sì. No, no, dico, comunque gli incontri sono continuati, chiaramente senza far troppo pubblicità, insomma c'è stato anche uno, mi risulta anche quando Rimini poi ha giocato con il Pineto, però questo qui forse è stato un incontro un po' più importante, perché, diciamo, come dicevi tu giustamente, una sbirciatina al progetto l'amministrazione comunale ha potuto finalmente darla, e chiaramente adesso nelle prossime settimane, come da precisazione dell'amministrazione comunale stessa, ci sarà la presentazione, diciamo, formale, e poi ricordiamo che ci saranno i tempi tecnici che vanno rispettati, soprattutto se poi si ricorrerà al decreto stadio, insomma, no? Perché c'è anche questa novità, Donatella, no? Sì, che ha una procedura più semplice e più veloce. Anche qui bisognerà capire, perché poi sappiamo che le leggi sono sempre fatte, cioè nel senso bisogna poi andarci dentro, e ogni situazione, perché non è che possiamo paragonare lo stadio di Rimini a quello di Caserta piuttosto che a quello di Lucca, cioè ogni città alla sua situazione, no? Certo. Quindi sarà secondo me questo un primo incontro, e forse l'amministrazione comunale quel progetto, se lo vuole anche guardare bene, capire se è una cosa fattibile, insomma ci sono tutti dei passaggi che non dipendono da noi, ecco, noi raccontiamo soltanto quello che succede, cerchiamo di raccontare quello che sappiamo senza commettere troppo, anche se si va un po' a tastoni, cioè c'è da dirlo, perché molte volte non è semplice quando nessuno vuole dire A,
e questa è una partita. Io il giorno dopo avevo capito che si erano visti per andare insieme allo stadio, dicevo, con una macchina sola magari trovano un meglio parcheggio. poteva essere un'idea, che direttamente dopo Palazzo Garampi, dopo il saluto cordiale, esatto, si fossero incamminati forse per il derby. Con no, calma, vabbè, si sono incamminati, anche a piedi hanno fatto in tempo, che l'incontro è stato l'ora di pranzo, la partita è stata la sera, cioè, con piedi tutta calma. Sarebbe stato comodissimo, lasciavi l'auto fuori dalla zona rossa ed era un attimo arrivare, al di là degli scherzi, cioè penso che non fosse neanche un caso vedere un imprenditore come Ciuffarella venire a vedere una partita, cioè voglio dire, adesso non è che c'erano troppe casualità in quella giornata, ma penso che alla fine sia una buona notizia. Cioè, ma certo, un'ottima notizia direi per i tifosi biancorossi che stanno attendendo con ansia novità, e fortunatamente siamo riusciti a dare qualche notizia positiva in anteprima, poi vedremo quello che succederà, però qualcosa si muove, eppur si muove. Allora, buonasera. Alla realizzazione del nuovo stadio seguirà un obiettivo societario che possa prevedere una salita del Rimini in pianta stabile almeno in Serie B? Perché spendere soldi per fare un nuovo stadio e continuare a veleggiare tra Serie C e Interregionale mi pare fare le solite cose alla riminese. Saluti da Mirko. Cesare. Intanto cominciamo a fare lo stadio. Ecco, difatti, cominciamo a fare lo stadio, suggerimento. Ecco, io difatti la cosa che dico è che, come ci insegnano anche le società di Serie A, e tutte adesso vogliono costruire lo stadio di proprietà, no? Evidentemente partire dallo stadio per una società ambiziosa è comunque un presupposto importante, poi chiaramente deve seguire anche il campo, però comunque lo stadio può dare un qualcosa in più, cioè ce lo sta insegnando la storia, non della Serie C, ma della Serie A prima ancora che della Serie C. Secondo me nel calcio attuale, senza infrastrutture, una società non ha prospettive di nessun genere. Le infrastrutture sono lo stadio, le infrastrutture sono un centro sportivo per sé e per le squadre giovanili, dove tirare su ragazzi, dove allenarsi, dove costruire un'identità e un programma e un progetto sportivo. E quindi poi, stadio Gaiofana per Rimini... No. Stadio, cioè, quindi la società si è messa in ballo sui due progetti che tu dici insomma siano fondamentali. E poi c'è un fondamento dell'economia, e qui ci inchiniamo di fronte a Baio, che ne sa a pacchi più di me, però se una società ha un patrimonio in fatto di infrastrutture, ha una potenza economica diversa da una società che patrimonio non ne ha, se non i giocatori, i contratti dei giocatori che scadono magari quel giugno lì, i palloni e i pulmini da portare ma in giro ai giovani. Di appeal. Nel senso che in un mondo in cui si viaggia ormai sulle opzioni, cioè il fatto di essere appetibili è quasi sostanza, anzi è sostanza. Giorgia, tu sei, pensi in positivo per questo stadio? Perché comunque un ulteriore passo in avanti è stato fatto. Sì, sì, voglio pensare positivo, insomma... Tutto quello che sta succedendo settimana dopo settimana fa pensare positivo. È ovvio che la preoccupazione per questi tempi che si sono allungati ha fatto così un po' tremare la piazza, però io penso che sono cose talmente complicate, talmente proprio difficili da incastrare, però questa volta, a dispetto di situazioni passate, sembra che ci sia la volontà di tutti, di un costruttore, di una società che arriva a Rimini e dà segnali importanti da questo punto di vista, e anche dell'amministrazione comunale che dice ok, si può fare lo stadio se ci sono tutti gli elementi giusti e questa volta si fa lo stadio. Io spero veramente tanto, da riminese, che i riminesi capiscano che è un'opportunità non solo per il calcio ma per la città intera, perché avere una struttura del genere, una città turistica, una città come Rimini, può essere solo un valore aggiunto. E mi dispiace leggere tutti i giorni qualcuno che alza il dito e prova a mettere qualche bastone tra le ruote, e quindi io penso che questa è una grossa opportunità per la città prima che per il calcio, e quindi credo che questa volta si dovrebbero mettere un po' da parte campanilismi vari e remare un po' tutti dalla stessa parte. Ammesso e non concesso che questa manifestazione di interesse arrivi, però insomma io direi che ci sono tutte le premesse per pensare positivo.
Bene, allora domani Rimini tornerà già in campo alle 18.30 allo stadio di Recanati, seguite la nostra diretta testuale sul nostro sito News Rimini. Adesso invece andremo a sentire un brano della conferenza stampa del pre-partita, della vigilia, da parte del tecnico Troise, conferenza stampa che potrete vedere in integrale subito dopo Supergol. Ricordiamo Supergol alle 23.20 dopo il TG, e poi subito ci sarà in coda la conferenza stampa integrale di Troise. Adesso ne vedremo un assaggio con il quale chiuderemo la nostra serata calcio per aprire la serata basket con una bella vittoria di RBR contro Agrigento. Grazie a Cesare Trevisani. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Baio. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Donatella Filippi. A voi buon basket, e che siano tante puntate belle del basket come queste, che almeno qualcuno che vince ci fa sempre piacere. Speriamo di fare doppietta anche per con il calcio. Grazie Donatella, grazie Giorgia. Grazie a voi, e un grazie anche a Cesare per il bellissimo pezzo su Davide Golia che mi ha un po' rasserenato post derby. Mi è piaciuto un sacco quel pezzo, ha avuto delle critiche molto positive, devo dire. Molto bene, bello. Bene. Grazie Giorgio, ovviamente allora, grazie anche a Cristiano. È stato balsamico come pezzo. Ci mancava la ne avevamo finale. Bisogno. Stavo ringraziando Cristiano Cerbara per i dati statistici e mi vai così. Scusa. No, sto scherzando. Non riesco a trattenere. Più forte di te, più forte di te. Ovviamente a lunedì prossimo, per la prossima vignetta anche di Baio, oltre che la battuta. E noi adesso però andiamo tra poco a parlare di basket, come detto, ma prima ci proiettiamo nel match del Rimini contro la Recanatese a Recanati, e allora sentiamo Mister Troise. Sicuramente è una partita molto importante per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda il nostro percorso, e al di là di quelle che sono le loro condizioni, di quelle che sono state le ultime tappe, siamo consapevoli che andremo in un campo difficile, perché comunque, partendo proprio dal presupposto che hanno dall'anno scorso cercato di conquistare la maggior parte dei punti in casa, chiaramente per loro domani diventa una partita fondamentale, uno spartiacqua fondamentale, e quindi dovremmo essere pronti dal primo minuto ad affrontarla con il piglio giusto, con la consapevolezza che abbiamo acquisito in tante tappe di questo campionato, al di là dell'ultima gara del derby, che anche in questo senso deve essere una partita da isolare, perché il derby nel bene e nel male va isolata, e concentrandoci su quella che è stata una base forte, se andiamo a considerare le ultime quattro tappe in campionato, compresa poi la semifinale di Coppa Italia, base forte in termini di gruppo, base forte in termini di rendimento, base forte in termini anche di risultati, dove sicuramente oggi abbiamo più consapevolezza. Dipenderà soprattutto da me utilizzare concetti, soluzioni e parole giuste per far sì che possiamo fare ancora di più. Beh, in termini tattici è una squadra che difficilmente ha cambiato impostazione, il mantra comunque è sempre stato di una squadra che ha giocato con una sorta di 4-4-2, con degli interpreti singoli, individualità, vedi Carpani, vedi Sbaffo, vedi Melchiorri, che sono quasi sempre al centro di quello che è un modello di gioco ben chiaro. Se la gioca a viso aperto, sia con palla che senza palla, ha un'identità, uno stile ben chiaro, e ripeto, al di là dei risultati ci aspetta una partita importante.